Benvenuti alla nuova puntata di GC in Italia. In questo episodio siamo andati a chiedere ai ciclisti professionisti che cosa avrebbero fatto nella vita se non fossero diventati professionisti. Se non fossi diventato un ciclista, cosa avresti fatto nella vita? Giocatore in borsa. In borsa. Giocavi in borsa? Sì. Broker? Sì, esatto. Seduto sul computer, tranquillo, senza, con l'aria condizionata. Giusto. Quando fa caldo e riscaldamento quando c'è freddo. Il pilota di aerei. L'astronauta. Però. Bagnino, ci siamo? Se non fossi diventato un ciclista, cosa avresti fatto nella vita? Non ne ho la più pallida idea. Direi qualcosa che abbia comunque a che fare con la bici. Se non fossi diventato una ciclista, cosa avresti fatto? Mi sarebbe piaciuto diventare una traduttrice. Traduttrice, in che lingua? Mi sarebbe piaciuto il giapponese, l'inglese e il tedesco. Se tu non fossi diventato una ciclista, cosa avresti fatto? La parrucchiera. Sicuramente la modella. Però no, il mio sogno da bambina era diventare infermiera. Sinceramente non lo so, comunque sono sempre molto legata allo sport, quindi magari mi sarei buttata su qualche altro sport. Magari avrei giocato a rugby, dai. Perché no? Sai che è una bella domanda, me lo chiedo anche adesso perché comunque devo pensare anche al post bici e quindi sarebbe duro rispondere. Mi sarebbe piaciuto comunque fare lo sportivo professionista in qualsiasi altro campo. Un muratore. È vero. Sta, cioè, come si dice a Reggio Gratamur. Perché no? Se non fossi diventato un ciclista, cosa avresti fatto nella vita? L'operaio o il contadino. Penso tipo la pasticcera o una cuoca o qualcosa del genere. Comunque mi sarebbe piaciuto lavorare all'interno del mondo della cucina. Bella domanda, non lo so, magari il banchiere. Non è un brutto lavoro. Allora, se non fossi diventato un ciclista, cosa avresti fatto nella vita? Il pompiere. Architettura. Design di interni, mi interessa, sì, mi piace molto il design, l'ordine. Allora, se non fossi diventato un ciclista, cosa avresti fatto nella vita? No, scherzo. Si può dire, eh? No. Oh, cancella sta che... Dai. Avete visto quindi le risposte dei nostri amici professionisti. La domanda era un po' particolare e anche io ho riflettuto su questa domanda. Cosa potevo fare? Lo youtuber. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!